Tra donne e sole di Cesare Pavese. Ecco, dice Italo Calvino in un suo scritto su questo libro, lo definisce così: un viaggio di Gulliver, un viaggio tra le donne, o meglio tra strani esseri tra la donna e il cavallo. E poi prosegue questo scritto in buona sostanza criticando Pavese, che pure era suo amico, perché secondo lui non era stato in grado di narrare il mondo della borghesia. Proprio perché non lo conosceva bene. Sappiamo, infatti, conosciamo Cesare Pavese soprattutto per i suoi racconti delle langhe, anche, diciamo così, di guerra, della resistenza. Vi ricordate, abbiamo letto La casa in collina, poi La luna e i falò, abbiamo letto Il compagno. Ebbene, questo si discosta un po' dai testi usuali di Cesare Pavese. Oltretutto, lui decide, cosa che non è assolutamente facile, di raccontare la storia dal punto di vista di una donna. Beh, diciamo che questo romanzo è una sorta di tentativo da parte di Cesare Pavese di descrivere, criticandola così, mostrando le sue interne contraddizioni, l'alta borghesia. Quindi è un po' come, ricordate, non so, Gli indifferenti di Alberto Moravia che abbiamo letto insieme. La prospettiva è un po' quella, cercare di far capire quali sono le contraddizioni interne alla borghesia. Il romanzo Tra donne e sole è stato scritto da Pavese 15 mesi prima della morte, nel 1949. La protagonista, Clelia, è una donna che era partita da Torino 18 anni prima per cercare lavoro e fortuna a Roma. Dopo molti anni di successo nel mondo del lavoro, segnatamente lei è una modista, ritorna alla sua città nativa, ritorna a Torino per aprire una succursale della sartoria romana per la quale lavora. Si tratta di un romanzo di attualità, cioè ambientato nell'immediato secondo dopoguerra. Torino è ancora ingombra, scusate, di macerie, e lei, Clelia, vuole allestire un atelier di moda. Appena scesa in albergo, Clelia pensa al passato e alle ragioni della propria esistenza. Un bagno e una sigaretta, mentre fumavo con la mano a fior d'acqua, ricordate, narrato in prima persona da lei, la protagonista Clelia, alter ego, se vogliamo, poi dopo ne parleremo, dell'espatriato, quindi anche se vogliamo dello stesso Pavese, oppure di un'anguilla, vi ricordate, nella Luna e i falò. Mentre fumavo con la mano a fior d'acqua, confrontai lo sciacquio che mi cullava coi giorni agitati che avevo veduto, col tumulto di tante parole, con le mie smanie, coi progetti che avevo sempre realizzato, eppure stasera si riducevano a quella vasca e a quel tepore, il bagno e la sigaretta. Ero stata ambiziosa? Rividi le facce ambiziose, facce pallide, segnate, convulse. Ce n'era qualcuna che si fosse distesa in un'ora di pace? Nemmeno morendo quella passione s'allentava. A me pareva di non essermi mai rilassata un momento. Forse 20 anni prima, quando ero ancora una bambina, quando giocavo per le strade e aspettavo con il batticuore la stagione dei coriandoli, dei baracconi e delle maschere. Forse allora mi ero potuta abbandonare. Ecco, infatti, diciamo che Clelia è proprio la rappresentazione, insomma, di questa donna che si è fatta da sola, no? Cioè, self-made man è la self-made woman, ecco. Che incarna quindi il mito tipico della società americana, ossia dell'individuo che si è fatto da sé, un qualcosa che ci fa venire in mente, appunto, anguilla, che invece, ricorderete, nella Luna e i falò era andato via dal Piemonte ed era un orfano, diciamo, in condizioni miserevoli ed era tornato ricchissimo dall'America. Ecco un percorso che sta facendo anche Clelia. I temi trattati nel romanzo sono temi ancora attuali, come ad esempio la differenza fra le classi sociali. Ah, ecco qui, infatti, vedete insomma, scherzosamente, no? Un po' l'ironica critica, ma benevola assolutamente, di Italo Calvino
per Pavese. Ecco, invece qui vedete insomma già uno dei passi, ecco, che riflettono insomma sui pensieri, no? Ci fanno capire i pensieri di Clelia, l'espatriata, come vedete qui interpretata da Eleonora Rossi Drago in un film di 6 anni dopo, cioè del 1955 di Michelangelo Antonioni. Dicevamo che in questo film indubbiamente c'è una rappresentazione delle classi sociali, sicuramente prevale la classe della borghesia, una borghesia imprenditoriale, una borghesia attiva, ecco, incarnata se vogliamo anche da Clelia, senz'altro. Si riflette anche sul fatto che quanto più si va in alto nelle classi sociali, tanto più c'è sciatteria, c'è decadenza, c'è supponenza. Infatti Clelia proviene dal proletariato. Tutte le altre protagoniste del romanzo, noi approfondiremo il discorso soprattutto su Momina e su Rosetta, rappresentano l'alta società torinese. Sicuramente il giudizio negativo sull'alta borghesia torinese è evidente in questo testo di Pavese, soprattutto attraverso i dialoghi, che sono vuoti e superflui, oppure drammatici. Arrivano certe volte all'esagerazione quando Momina riflette e commenta sulla vita. Insomma, l'intenzione di Pavese era quella di mettere in rilievo la vacuità e il disfacimento propri dell'alta borghesia. E allora Clelia riflette così, dice: quando ero bambina invidiavo le donne come Momina, quindi vuol dire le donne molto ricche. E le altre, le invidiavo e non sapevo chi fossero. Le immaginavo libere, ammirate, padrone del mondo. A pensarci adesso, non mi sarei cambiata con nessuna di loro. Insomma, il ritorno al luogo dell'infanzia è per la protagonista una sorta di ricerca di se stessa. Clelia, infatti, era partita da Torino povera e desiderosa di uscire dalla sua situazione di miseria e aveva sognato di tornare un giorno a Torino e trovare un mondo diverso da quello da cui era partita. Ma questo mondo, in realtà, si mostra ancora più lontano da quello che lei si aspettava. E così Clelia scopre di sentirsi estraniata, non solo di fronte ad una città che non riconosce più, no? Ma anche di fronte alla società, a queste classi sociali che disprezza e disapprova, e anche di fronte ai luoghi dell'infanzia. Ecco, qui vediamo proprio una scena del film in cui si intravedono Clelia in primo piano, che è la nostra protagonista, la nostra narratrice. Ecco, diciamo che il film, ovviamente in modo assolutamente libero, anche variando dei nomi, come vedremo, si è ispirato al romanzo di Cesare Pavese. E dall'altra parte vediamo sulla destra con la veletta, no? Con queste pellicce, insomma, questi cappelli, questi abiti particolari che vogliono rappresentare uno status simboli, vediamo Momina, quindi questa donna un po' frivola, no? Interpretata da Yvonne Furneaux. Conoscevo le case, conoscevo i negozi, dice Clelia. Fingevo di fermarmi a guardare le vetrine, ma in realtà esitavo. Mi pareva impossibile d'essere stata bambina su quegli angoli e insieme provavo come paura di non essere più io. Clelia ha ottenuto l'accesso a quel mondo alto borghese, così lungamente desiderato, ma dopo aver frequentato queste persone così diverse da lei, è delusa. È consapevole che si tratta di un mondo vuoto, nel quale mancano ideali autentici e veri valori, e i membri di questa alta borghesia sono sempre pronti a sbranarsi gli uni gli altri. Giorno dopo giorno, Clelia esamina le sue nuove conoscenze con indifferenza, senza coinvolgimenti emotivi. Scopre così che dietro l'apparenza il bel mondo torinese nasconde una vacuità di rapporti umani, un cinismo spietato. Non mancano nel libro i giudizi che Clelia esprime sulle persone che frequenta, sempre contrapponendole al suo modo di essere donna. E pensa, queste ragazze sono sempre state con la madre, sono cresciute sul velluto, hanno visto il mondo dietro i vetri. Quando si tratta di cavarsela, non sanno e cascano male.
Dunque, l'essere arrivata, l'essere accolta negli ambienti che aveva sempre visto da fuori non è così gratificante come lei aveva sognato. In questa sorta di viaggio che Clelia compie all'interno di questa società, incontriamo una serie di personaggi, soprattutto femminili. E infatti il romanzo si intitola Tra donne sole, la solitudine, indubbiamente è uno degli aspetti, degli elementi più importanti di questo romanzo. Spesso non si tratta di una solitudine, come dire, apparente, ma si tratta di una solitudine profonda. Quindi ci troviamo di fronte a delle donne che magari hanno uomini, certe volte anche donne che si amano fra di loro, ma che nascondono spesso, anche attraverso questi rapporti, questa bella vita, tra virgolette, nascondono una profonda solitudine e insoddisfazione. Clelia è una donna emancipata che sembra aver trovato nel lavoro il senso della sua esistenza e la risposta a quei dubbi. Me l'ho detta tante volte in quegli anni che lo scopo della mia vita era riuscire a diventare qualcuna per tornare un giorno in quelle viuzze dove ero stata bambina e godermi il calore, lo stupore, l'ammirazione di quei visi familiari, di quella piccola gente. E c'ero riuscita, tornavo e le facce della piccola gente erano tutti scomparsi. Ecco la delusione perché pensa di ritrovare quella Torino autentica nella quale lei è vissuta negli anni dell'infanzia, ma non è così. Siete voi altre, quelle stupide, le Martelli, le momine, che vi piace fare le cose da signori. Ecco, notate la sintassi informale, scusate. Siete voi altre che vi piace fare le cose da signori. Gli dissi, io ci sono nata a Torino. So che cosa vuol dire vedere un'altra con le calze di seta e non avercele. Ecco, abbiamo approfondito quindi questo aspetto fondamentale. Adesso però parliamo di un'altra cosa importante. Fino a che punto la protagonista è un personaggio autobiografico? Ecco, sicuramente Pavese, che poi tra l'altro, ecco, qui le Langhe non ci sono, c'è cioè solo Torino. A Torino c'era stato, soprattutto poi anche per formarsi, per conoscere tantissimi intellettuali. Poi era andato e ritornato a Torino. E un po' abbiamo visto che anche Anguilla della Luna ai Falò sicuramente è un personaggio velatamente autobiografico. Quindi Clelia rappresenta la libertà di Pavese. Rappresenta la soddisfazione di un successo che comunque oggettivamente aveva avuto anche Pavese a livello appunto di insomma, traduttore, come romanziere, e poi vedete, appunto nel 1950 addirittura arriverà il premio Strega, ma questo successo, ecco l'altra faccia della medaglia, anche nel caso di Pavese, non riesce a colmare un vuoto esistenziale. E così, a fianco a Clelia, c'è anche Rosetta, che rappresenta l'altra anima di Pavese. Questi due personaggi sono complementari fra di loro. Praticamente, Clelia, quando arriva nell'albergo dove è alloggiata, assiste ad una scena inaspettata, cioè di questa donna, di questa ragazza, di Rosetta, che ha tentato di suicidarsi. E per fortuna non ci è riuscita. Però, da subito, si presenta a noi Rosetta come misteriosa, la vittima di questo mondo borghese, anche se è ricca lei, non avrebbe, come dire, non le manca niente, no? Però è molto sensibile. Nello stesso tempo più coinvolta nel mondo borghese, ma anche distante, perché sola, profondamente sola, dicevamo. Ecco, è proprio lei quella che rappresenta, incarna questa ricerca affannosa attraverso i rapporti sia con Momina, quindi rapporti con una donna, sia con uomini di colmare questo vuoto, ma non ci riesce. Insomma, la pensa forse, cioè come Clelia, nel senso che anche lei potrebbe criticare quel mondo, no? Ma non ha la stessa forza di Clelia. Sono insomma due donne che rappresentano le due parti di Pavese. Clelia, quella riflessiva, quella libera, e Rosetta invece quella drammatica, debole,
piena di pene segrete e di disperazione. Quindi sicuramente questo romanzo può essere letto in questo modo, no? Anche se, ripeto, velatamente, no? Autobiografico. Ci sono insomma dei paralleli tra i personaggi e Pavese. Quindi il ritorno di Clelia a Torino, e sappiamo che certe volte Pavese rientrava a Torino. Insomma, forse Cesare Pavese, scrivendo quest'opera, cercava di trovare un senso alla sua vita, quindi immedesimandosi in Clelia, la donna di successo. Ma purtroppo aveva dentro qualcosa che poi lo porterà, ahimè, 15 mesi dopo, ad una decisione radicale. C'è una forte contrapposizione tra la forte e libera Clelia, tutta dedicata al suo lavoro, e la fragile e disperata Rosetta, in cui il disgusto di vivere si fa sentire sempre più forte. Voleva stare sola, voleva isolarsi dal baccano, e nel suo ambiente non si può star soli, nell'ambiente appunto bene, no? Della Torino bene. Non si può far da soli se non levandosi di mezzo. Rosetta è una donna fragile, che non sa opporre resistenza al cinismo delle sue amiche. L'unica forse che sa ancora sentire qualcosa, che ha ancora dei sentimenti veri e profondi dentro di sé, è proprio per questo destinata alla tragedia, al dramma. Ecco, infatti adesso dobbiamo spiegare che comunque Clelia si inserisce all'interno di questo gruppo di donne insoddisfatte. Abbiamo parlato soprattutto, abbiamo detto, di Momina, per esempio, no? Una donna cinica, forte, ma di una forza diversa rispetto a quella di Clelia. Nel senso che è una persona che non si fa troppi scrupoli, vive una vita lussuosa ma falsa e vuota. Anche lei, tutto sommato, però, certe volte lo si intuisce, è capace di intuire l'insensatezza di quel mondo e il disgusto di vivere, come rivelano certi dialoghi con Rosetta e con Clelia, quando per esempio Momina dice: il mondo è bello se non ci fossimo noi. Poi abbiamo Mariella, la donna bella e simpatica, ma troppo superficiale e stupida, più stupida ancora di Momina, decisamente. E infine c'è Nene, attenzione, Nene è una donna, ecco, quindi un nome, che un nomignolo, un soprannome, diciamo, diminutivo, ecco, ma è una donna ribelle, con molto talento, ma che dipende da un uomo debole e frustrato. Ecco, infatti, c'è una sostanziale differenza fra i personaggi femminili, certamente insoddisfatti per lo più, abbiamo visto anche quasi disperati, come nel caso di Rosetta, ma generalmente persone, quindi queste donne, che proseguono nella vita cercando di tenere il coltello dalla parte del manico, mentre invece gli uomini sono caratterizzati da un senso di fallimento generale, un po' di fallimento l'abbiamo visto anche assolutamente certe volte nelle donne, ma soprattutto una mancanza di uno spessore interiore che si traduce in una serie di gesti e di azioni privi di reale consistenza e di carattere, quasi fossero burattini nelle mani delle donne comunque più forti di loro. Clelia quindi lavora tanto di giorno per creare questa succursale, appunto, di una sartoria di moda, e poi di notte frequenta queste sue coetanee in una Torino vivace, diversa dalla città che Clelia vede di giorno, quando è impegnata nell'allestimento dell'atelier e passeggia per la città cercando mobili da acquistare per l'arredamento. La Torino che riscopre, diversa da come lei la ricordava, è più agitata, è più attiva, trasformata rispetto ai tempi della sua infanzia. Ecco, tra l'altro è comunque la Torino in fase di ricostruzione, quindi indubbiamente la gente si deve dar da fare, perché ha appena sperimentato la miseria, la povertà e il dramma della guerra. Però la gente anche ha deciso di darsi da fare, tanto. Sebbene Clelia rifletta sui cliché per cui una ragazza potrebbe voler porre fine alla sua vita, quando sa infatti che Rosetta ha cercato di suicidarsi, le si avvicina,
le si accosta, cerca di capire il motivo per cui voleva togliersi la vita, ma riesce a capire qualcosa di più solo frequentando le ragazze di questa cerchia, quindi frequentando per esempio Momina. E poi ci sono anche i personaggi di altre classi sociali, sì, ci sono personaggi un pochettino meno ricchi, un po' più poveri. Ecco, nel romanzo, per esempio, c'è un certo Beccuccio, che è un geometra, e con il quale Clelia instaura un rapporto, una relazione. Nel film, invece, abbiamo Carlo. Carlo che sarebbe nel film l'assistente di Cesare, che è, se non sbaglio, un architetto. Ecco, quindi, che nasce un rapporto fra Clelia e Carlo, è un rapporto però che si capisce, si intuisce subito che non può avere una solidità, una durata consistente. Poi Clelia, di giorno, quando va in giro per i suoi affari, le sue faccende, beh, le capita di vedere una vecchia amica, che è un'amica merciaia. Questa vecchia amica si mostra del tutto indifferente al successo di Clelia. È presente anche il mondo un po' operaio, no? Il mondo povero della classe proletaria, della classe operaia, insomma, il mondo proletario volevo dire, no? Che è connotato sicuramente in senso positivo, non solo da Pavese, ma anche dalla protagonista, quindi da Clelia. Un mondo autentico, che è il mondo da quale lei proviene, dove i sentimenti e le preoccupazioni sono veri, un mondo molto diverso da quello dell'alta borghesia torinese. Ma questo Beccuccio trattino Carlo, Beccuccio nel romanzo, Carlo nel film, certamente è una persona solida che agisce con gentilezza e semplicità, non è destinato a lei, comunque. Lei è una che è destinata a altri uomini, comunque ha avuto troppo successo. Ecco, alla fine poi questa storia finirà. Comunque, si frequentano per un certo periodo, poi si passa all'amicizia fino ad arrivare ad una notte d'amore, una notte d'amore con Carlo. Però poi un po' sempre con l'idea che è impossibile scegliere per lui perché, insomma, lei deve far carriera. Quell'uomo lì non sarebbe l'uomo giusto anche per i suoi progetti. E così Clelia sceglie di non proseguire il rapporto, perché ciò significherebbe perdere la sua libertà e indipendenza, valori molto importanti per lei. Clelia, quindi, un po' come era successo a Mastro Don Gesualdo, rinuncia all'amore e all'autenticità dei sentimenti a favore del lavoro e del successo. Così, nella ricerca di un senso della vita, ogni personaggio deve scegliere tra accettare o rinunciare a certe cose. Nene, ad esempio, rinuncia all'affermazione professionale a causa di un uomo. Poteva avere degli sbocchi importanti andando in America, ma a Nene interessa un uomo, che è poi lo stesso che interessa anche a Rosetta. Ma Nene è molto innamorata anche lei di quell'uomo e lo vuole avere. Momina rinuncia proprio a dare un senso alla sua vita e Rosetta, influenzata da lei, rinuncia a tutto. Come vedremo alla fine, la vita per lei sembra ogni giorno più vuota e priva, scusate, di significato. A un certo punto fa il suo ingresso Momina nel romanzo. In una maniera molto molto appariscente. Entrò con quell'aria malcontenta da padrona che era la sua. I suoi guanti valevano da soli tutto lo studio. La Nene che le aprì l'uscio sembrava la serva. Nene, una di queste donne sole, una donna comunque di buona borghesia anche lei, di fronte a Momina, che è quella proprio rappresenta la classe sociale più elevata. Sembra addirittura una serva nei confronti con lei. A questo punto c'è una disquisizione sui guanti che viene fatta anche da uno studioso, un certo Giorgio Simmel, che ha osservato che la moda non comunica solo una posizione sociale, ma diventa un simbolo di aspirazioni sociali, i guanti di Momina. E poi ancora un altro studioso, un certo Spaccini, riflette sui piedi nudi, sì, perché paradossalmente Momina si veste con abiti sgargianti, pelliccia di castoro, si presenta con la pelliccia di castoro e i piedi nudi. Tutto ciò,
crea un ibridismo, cioè questi due aspetti, insomma, della sua figura cozzano l'uno con l'altro. I piedi nudi, abbinati ad un abito da sera o a una pelliccia di castoro, dimostrano l'indifferenza che è proprio tipica di una persona snob. Mai una madre, per esempio, si sarebbe presentata in questo modo. Ecco, infatti, a questo proposito, poi dopo rifletteremo sul discorso dell'essere madre, quindi del fare figli, dello sposarsi. Si tratta di scelte di grande responsabilità, che non sono però quelle tipiche di questo gruppo di donne. Questo gruppo di donne sarà più interessato a godersi la vita il più possibile, piuttosto che, per esempio, generare un bambino. E infatti a un certo punto c'è questo dialogo che vado a leggervi. «Non per sapere i fatti tuoi», disse guardandomi, «omina che parli a Clelia. Ma se tu ti sposassi, vorresti fare dei figli?» «Tu ne hai fatti», disse ridendo Clelia a Momina. «La gente si sposa per questo», ma lei non rise. «Chi fa figli», disse fissando il bicchiere, «accetta la vita». «Tu l'accetti la vita?» risponde Clelia. «Se uno vive, l'accetta», dissi. «No, i figli non cambiano la questione». Clelia è come se volesse dire: «Puoi accettare la vita sia se tu fai figli, sia se non li fai». «Però non ne hai fatti», dissi alzando la faccia del bicchiere scrutandomi. Interviene qualcun altro. «I figli sono grossi pasticci», disse Morelli, «ma le donne ci tengono tutte». Ecco, come vi ho spiegato prima, in questo romanzo gli uomini sono quasi sempre comprimari, quasi comparse. «Noi no!» Ecco, Momina interviene di scatto nel dialogo che ha iniziato lei stessa, dicendo: «No, non è vero che le donne ci tengono tutte. Non è vero che le donne sono tutte tendenzialmente madri, vorrebbero essere tutte madri. Io no, per esempio», dice Momina. «Ho sempre visto che chi non ha avuto figli gli toccano quelli degli altri». Interviene ancora qualcun altro nel dialogo, forse lo stesso Morelli. «Non è questo», lo interruppe Momina. «La questione è che una donna, se fa un figlio, non è più lei. Deve accettare tante cose, deve dire di sì. E vale la pena dir di sì». Clelia non vuol dir di sì. Allora dissi che discutere di queste cose non aveva senso, perché a tutti piacerebbe un bambino, ma non sempre si può fare come si vuole. Chi vuole fare un bambino lo faccia, ma bisogna stare attenti a provvedergli prima una casa, dei mezzi, poi, affinché non abbia poi a maledire sua madre. Momina, che aveva acceso una sigaretta, mi squadrò con gli occhi socchiusi nel fumo. Tornò a chiedermi se accettavo la vita. Disse che per fare un figlio bisognava portarselo dentro, diventare come cagne, sanguinare e morire. Dir di sì a tante cose, questo voleva sapere, se accettavo la vita. «Adesso smettetela», disse Morelli, «nessuna di voi è incinta». Ecco, Morelli, con il suo intervento, comunque fa capire questa cosa. Spesso i dialoghi fra queste donne sono assolutamente fine a se stessi, quindi vacui, inutili. Anche Rosetta, comunque, attenzione, non è aperta alla vita. Rosetta, Momina, Clelia invece abbiamo visto una persona molto più pratica. «Io non ci credo a questa storia dei bambini», le dissi. «Gli uomini non sono bambini, crescono anche da soli». Di nuovo Rosetta ebbe un'uscita che non mi aspettavo. «Sporcano», disse. «Sporcano come i bambini». «Come sporcano?» «Quello che toccano», dice Rosetta a Clelia, «lo sporcano. Sporcano noi, sporcano il letto, il lavoro che fanno, le parole che usano». Parlava convinta, non era nemmeno irritata. «La differenza è tutta qui», disse. «I bambini non sporcano che se stessi». «E le donne non sporcano?» Quindi Clelia tende sempre a sdrammatizzare tutte le volte che gli viene posta una questione, come abbiamo visto prima Momina e adesso Rosetta. Rosetta riflette sugli uomini in questo modo forse perché è veramente stata delusa da un uomo, Lorenzo, nel film. Oppure in generale perché per lei la vita non ha senso e vede tutto con estremo disagio. E tutto questo è rappresentato, simboleggiato da questo sporcare, no? Gli uomini che sporcano. E allora le donne di Tra donne sole sono belle sicuramente, ma i loro desideri sono sterili ed egocentrici.
Significativamente, gli unici fiori che compaiono in questo romanzo sono i narcisi, quindi proprio a simboleggiare il narcisismo di queste donne. I narcisi che Maurizio manda a Clelia all'incipit del romanzo prefigurano l'inclinazione narcisistica che caratterizza l'amore e il desiderio nella narrazione. Ad esempio, Clelia e Beccuccio, quindi questo geometra con la quale lei ha un rapporto nel romanzo, condividono una notte di passione, l'abbiamo detto anche prima, senza prospettive però. Le donne infatti non usano la loro sessualità per realizzare una libertà sociale aperta agli altri o per progettare una famiglia o avere dei figli, l'abbiamo visto anche in quel dialogo. Al contrario, queste donne si truccano, nascondono e falsificano i loro sentimenti e non a caso il romanzo si conclude con una di esse. E adesso vi anticipo insomma il finale del romanzo. Quindi, se per caso siete stati incuriositi da questo romanzo e volete godervi la fine di questo romanzo, interrompete qua la visione di questo video e poi ritornate semmai dopo. Un pochettino però l'avevamo intuito. Rosetta aveva tentato di suicidarsi all'inizio del romanzo, alla fine del romanzo ci riesce. Tra l'altro si suicida in un modo che sarà drammaticamente lo stesso, si può dire, di Cesare Pavese qualche mese dopo, non un anno dopo, diciamo, cioè appunto imbottendosi di barbiturici in una camera d'albergo. Quando Clelia scopre che Rosetta stavolta è riuscita a uccidersi, si rivolta contro Momina per evitare di riconoscere le sue responsabilità nella tragedia di Rosetta. Clelia, infatti, in quel tempo era stata vicina a Rosetta, ma a quanto pare non era stata in grado assolutamente di trasmetterle un significato per la vita. Vediamo che cosa scrive Clelia verso la fine del romanzo, rivolgendosi idealmente, no, rivolgendosi, ricordando che cosa aveva detto a Momina dopo la morte di Rosetta. Le dissi che la colpa era sua, le dissi non so che cosa. Mi pareva di aver ragione, di potermi vendicare. La insolentii, quindi insultai Momina, come se fosse mia sorella. Clelia in questo modo dimostra il suo desiderio di assolversi da qualsiasi responsabilità del suicidio di Rosetta, ma le sue parole sottolineano anche la difficoltà di stabilire relazioni. Queste donne sono sole, infatti, dice il titolo del romanzo. Le relazioni ci sono, sì, ci sono anche tanti dialoghi, ma non sono relazioni sincere, non sono relazioni vere. Come un'eroina delle fiabe, Clelia alla fine maltratta Momina, tra virgolette, la sorella, no? Cioè, che abbiamo detto che tratta come se fosse sua sorella. Per assicurarsi l'amore di un uomo, Clelia vuole distinguersi da Momina, la usa per smorzare i propri sensi di colpa. Clelia intuisce di essere stata però sorda e cieca ai messaggi che Rosetta trasmetteva. In definitiva, Clelia vive con la consapevolezza che seguire la regola di essere soli, 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 non la assolve da responsabilità e non la protegge dall'opportunismo. L'opportunismo che la porta a costruirsi più identità. Più maschere, no? Direbbe Pirandello, che ridefiniscono continuamente il modo in cui appare a se stessa e al mondo. Inoltre, in questo romanzo, ecco, non ci abbiamo riflettuto, ma di Striscio ne abbiamo parlato, c'è da chiedersi, ma queste donne vogliono emanciparsi? Ci riescono davvero? Fanno qualcosa che va un pochettino contro le convenzioni? Sì, è vero, per esempio, godono di una certa libertà economica, non sono legate né a mariti né a padri e certe volte coltivano persino rapporti omosessuali. Le loro scelte sessuali indicano anche il disprezzo per la cultura tradizionale, quella che vedeva appunto la donna come procreatrice. Scoprono ad esempio il desiderio sia quello lesbico sia quello bisessuale, quindi di alternare rapporti con uomini o con altre donne. Così, attraverso l'ambiguità dell'orientamento sessuale di alcuni rapporti, risulta evidente che il mondo tradizionale e patriarcale cede lentamente alle sfide della modernità.
Ecco, la fine è tragica. Il suicidio, dicevamo, di Clelia. Scrive, per esempio, nell'introduzione all'edizione Einaudi di questo romanzo, Nicola La Gioia, scrive: «Pettegolezzo e suicidio sono gli estremi tra cui si muove Tra donne sole, un romanzo sull'incomunicabilità, sull'impossibilità di vivere». Ecco, pettegolezzo e suicidio, perché l'abbiamo detto, tanti tanti dialoghi appunto molto vacui, frivoli in questo romanzo, e poi questo tema del suicidio che alla fine, no, esplode, no? E i piedi nudi, ricordate che Momina aveva i piedi nudi quando era arrivata con la pelliccia di castoro, ai piedi nudi, proprio per rappresentare il suo snobismo. I piedi nudi compaiono anche quando Clelia vede Rosetta senza vita alla fine del romanzo, vestita da sera di tulle celeste senza scarpe. Quindi vestita un po' alla Momina, cioè vestita in modo estremamente elegante, ma con i piedi nudi. Il suicidio di Rosetta, dicevamo, prefigura tragicamente quello dell'autore, pochi mesi dopo aver completato questo romanzo. Eppure Rosetta era stata l'unica, insieme a Clelia, che si era accorta della vacuità e superficialità del mondo in cui si trovava coinvolta. In questi confronti, il suicidio sembra per lei l'unica soluzione. Il suicidio non è stato quindi solo semplicemente e banalmente per amore, per una delusione, perché un uomo l'ha lasciata, non l'ha voluta. Neppure per la storia, finita molto tempo prima, omosessuale con Momina, ma a causa della presenza di un profondo disagio che le impedisce di vivere e integrarsi nel mondo, di cui è una vittima inconsapevole. Rosetta è la vittima innocente di questo mondo di superficialità e ipocrisia. Rosetta cerca invano, aveva cercato invano di costruirsi rapporti più autentici e profondi, ma aveva fallito. Rosetta, con il suo suicidio, protesta contro quel mondo falso e senza prospettive, il mondo della gioventù torinese dell'alta borghesia. Il suicidio di Rosetta è presagito da Clelia, che si rammarica, quando Rosetta scompare, di averlo intuito e di non aver fatto niente per impedirlo. In fondo tutti lo sapevano, ma nessuno sentiva di dover fare qualcosa, come se la faccenda non li riguardasse. Ad esempio, quando Rosetta scompare e non si vede più, i personaggi riuniti parlano di lei, certamente, ma chiedono a Clelia notizie sull'apertura dell'atelier. Quindi il fatto che Rosetta sia scomparsa è uno dei tanti argomenti di conversazione, insieme ad altri decisamente meno profondi, insomma. Alla fine della vicenda viene ritrovato il corpo morto di Rosetta. Il romanzo si conclude così, con un altro contrasto. Da un lato c'è il suicidio di Rosetta e dall'altro il successo di Clelia, che riesce ad aprire il nuovo atelier e ritorna a Roma vittoriosa, lasciando Carlo nel film, o Becuccio, diciamo, nel romanzo. Ma quello che lo scopo per cui era andata a Torino si realizza, quindi da un punto di vista economico, commerciale, è un successo, è un successone. Però intanto c'è la morte di Rosetta. Il suicidio di Rosetta avviene nello stesso modo in cui avverrà un anno più tardi quello di Pavese. In una stanza d'albergo con sonniferi, e anche nel caso di Pavese, senza alcuna apparente ragione, perché anche una delusione amorosa che ha avuto Pavese non è sufficiente per spiegare il suo suicidio, come non lo è stato, abbiamo detto, per il suicidio di Rosetta.